focus sul territorio canavesano. È un focus molto particolare quello che presentiamo questa settimana sul nostro canale ONTV Web, perché ancora una volta ci addentriamo nel mondo dello sport, ma lo sport visto in maniera diversa rispetto anche ad altri format che vi presentiamo settimanalmente sul nostro canale. Il perché è presto detto. Partiamo dalla base che è l'atletica Rivarola in questo caso, sia come società che proprio come punto di riferimento, perché solo qualche settimana fa, come ormai è tradizione a Rivarolo, si sceglie uno sportivo che rappresenti la cittadina alto canavesana. In questo caso, appunto, la scelta è caduta sull'atletica, su un ragazzo che è cresciuto nelle file dell'atletica di Rivarolo, oggi veste la maglia sia dell'atletica canavesana, ma anche e soprattutto la maglia della nazionale italiana. Abbiamo deciso così di chiacchierare sia con lui per capire quale importanza ricopre anche questo ruolo, e anche con la rappresentanza invece dell'atletica di Rivarolo per capire cosa c'è dietro a una società che lavora e sta facendo di tutto per crescere i giovani. Bene, siamo qua con due ospiti. Buonasera. Buonasera. Lorena Scarafia, che è la presidentessa dell'atletica di Rivarolo. Buonasera. Stefano Demo. Buonasera. Oltre che atleta, rappresentante della nostra nazione nel mondo dell'atletica, sei anche il testimonial della città di Rivarolo. Quindi complimenti. Grazie. Meritatissimo per le tue capacità, i tuoi risultati, ma anche per il modo con cui ti approcci al mondo dello sport e dell'atletica. Bene, allora, iniziamo a fare due chiacchiere per cavalleria. No? Certo. Partiamo dalla presidentessa. Lorena, allora, Atletica Rivarolo, che è un punto di riferimento nel territorio, legata all'atletica canavesana, voi crescete i ragazzi più giovani, poi c'è il passaggio alla canavesana. Raccontaci un po' che cosa c'è dietro al lavoro di una società, di un punto di riferimento appunto come la vostra realtà sportiva. Ecco, io mi sono avvicinata, come penso tutti i miei collaboratori, all'atletica di Rivarolo per via di mio figlio, perché comunque era anche lui un atleta, ha incominciato come atletica Rivarolo. E quindi arrivando in questo gruppo ci siamo trovati bene, era un gruppo comunque sano, dove una famiglia, ecco, e quindi ci siamo buttati anche noi, diciamo, in questo a aiutare, sì, a dare una mano. Questa mano poi è diventata sempre più grande fin quando appunto mi hanno chiesto se volevo diventare presidentessa. Ho accettato, oramai sono quasi 10 anni, quindi è un bel po'. Spero di trovare prima o poi un sostituto. Comunque. Ma no! Però mi piace, ecco, mi diverte vedere i bimbi crescere. Lui era un bimbo che era venuto da noi, quindi è cresciuto nelle nostre file. Chiaramente non tutti possono arrivare comunque al livello che è arrivato lui, però è bello vedere i bambini crescere da noi, cioè mi diverte. È una bella cosa. Sì, è una bella cosa, quindi noi li cresciamo da piccolini, cominciamo dai 6 anni e diciamo che loro fanno propedeutica all'atletica da piccoli, cioè innanzitutto si divertono. Ma è quello fondamentale. Si divertono. Fanno amicizie, certo. Creano il gruppo, e, mentre gli esercizi sono propedeutici all'atletica. E fino ai 10 anni sono esordienti, poi diventano cadetti, dove l'esercizio si fa più diretto, insomma, si fa più specifico. C'è un po' più di agonismo. No, diciamo che è proprio l'esercizio che è più specifico, le gare certo sono più agonistiche. E poi diventano allievi, da allievi passano insieme alle altri 4 poli, che quindi l'Atletica Ivrea, Ballangero e Chivassesi, e noi Atletica Rivarolo, diventano Atletica Canavesana. Continuano ad allenarsi con noi, con i nostri allenatori, però diciamo che il gruppo è più strutturato, quindi permette loro di fare delle gare, diciamo, a livello nazionale e anche internazionale, come è successo a Stefano. Da soli non avremmo potuto chiaramente fare questa cosa. E,
E niente, si cresce a mano, quindi io ormai sono 10 anni che li vedo comunque, poi chiaro che sono i ragazzi che poi trovano un altro sport. Certo, scelgono anche quello che vogliono fare. Scelgono altre cose. Però... diciamo che da piccoli noi cerchiamo anche di proprio creare questo, amalgamare questo gruppo, quindi facciamo non so il sabato i Monti Pelati insieme ai genitori, vanno a fare magari la camminata, poi facciamo degli stage per ora estivi che per ora sono stati a Frassinetto e ad Alpette, dove dormono insieme tutti nella stessa camerata per la settimana, un po' di buona socialità, esatto, che ci è mancato anche un po' per colpa del COVID. Incominciano, certo. Sì, certo, noi con il COVID abbiamo comunque dato una bella mano all'atletica, ma penso tutte all'atletica, perché era l'unico sport che si poteva praticare in quel periodo. E quindi vedo che comunque questa cosa rimane anche a loro, perché crescono, le amicizie continuano, si coltivano e rimangono, perché infatti i nostri, la maggior parte dei nostri allenatori sono nostri ex atleti. I figli di Leo, io li chiamo, di Leo Bellan, perché erano tutti suoi atleti. Suoi allievi. E sono cresciuti, quindi cerchiamo di aiutare nella crescita, nello sviluppo questi ragazzi, a livello atletico, ma anche a livello sociale e umano. E umano, certo. Molto bene. Stefano, appunto, tu sei figlio dell'atletica Rivarolo, che cosa ti ha portato ad avvicinarti al mondo dell'atletica e poi a fare quelle scelte che ti ha portato a fare le gare specifiche che fai in questo momento? Ma allora, diciamo che se la presidentessa ha iniziato per il figlio, io invece ho iniziato per la mamma, perché mia mamma faceva atletica. Diciamo che la passione iniziale è stata quella per lo sport. A me sono in genere un ragazzo molto competitivo e fin da piccolo cercavo un qualcosa in cui potevo essere sicuro che se perdevo era colpa mia, ma se vincevo era per merito mio. Okay. E quindi ho fatto per parecchio tempo basket. Ho fatto, in realtà ho provato 12 sport, però 12 sport, sì, escludendo quelli sotto i 6 mesi di pratica, quindi diciamo che sono molto molto sportivo, però in molti sport non riuscivo mai a capire se nella vittoria era anche merito mio o avevano giocato tutti bene. Quindi e io, gli sport di squadra non erano quelli che ti davano risultati. Esatto, e poi magari perdevamo, ma io mi sentivo di aver dato tutto e non, magari il risultato non riprendeva quello che secondo me avevo realmente dato. E poi quindi è nata questa idea di iscrivermi appunto all'atletica, soprattutto mia mamma ha spinto in particolar modo perché ha detto secondo me ti puoi ritrovare bene. E allora adesso il 2024, ormai quindi 10 anni fa, nel 2014, ho iniziato atletica, in realtà mantenendo altri sport come il nuoto anche. Quindi diciamo in un primo momento era sia un gioco come tutti i ragazzini anche certo, che quell'età, giusto? Di quell'età e non era l'unica, diciamo, l'unica scelta sportiva ed era affiancata anche diciamo da un percorso scolastico che sto portando anche avanti. Esatto. E quindi ho iniziato proprio per questa mia voglia di competere e per il fatto che in realtà mi è stata trasmesso proprio non tanto la competizione ma la voglia di confrontarmi con me stesso, quindi sempre lo stesso genere di competizione, ma non più nei confronti di un avversario, proprio nei confronti di un'asticella, di un cronometro. E quello, diciamo, mi ha fatto comprendere quanto anche, diciamo, gli avversari siano non tanto avversari nei miei confronti, ma siano un'asticella, no? Siamo tutti lì nei blocchi di partenza, tutti con pari possibilità e ci motiviamo anche a vicenda per arrivare al traguardo. E la stessa diciamo, sensazione la provo anche quando prima di partire per un salto in alto vedo l'asticella lì a 2 metri e diciamo dal basso della mia altezza la guardo e dico però posso farcela, no? Bisogna innanzitutto crederci. E quindi è nata soprattutto per questa voglia di avere delle responsabilità nei miei confronti, no? Delle responsabilità di dire mi alleno per un obiettivo e se non lo raggiungo è colpa mia, non è colpa di nessun altro. È il mettersi in gioco nella vita del quotidiano, abbiamo degli ostacoli, in questo caso
sportivo, sì, cioè, sì. L'ostacolo è l'asticella, come no, dici, no, sì, sì. E il tentativo di riuscire a superarla perché cresci umanamente ma anche sportivamente. Sì, poi nell'atletica viene facile il paragone perché gli ostacoli ci sono proprio anche fisicamente. Sì, certo. Ed è anche una delle specialità che, su cui mi alleno maggiormente, sia perché ho parecchi miglioramenti futuri, da quello che dicono, ampi miglioramenti su questa specialità, sia perché mi piacciono particolarmente, anche per l'idea che ci sta dietro, no? Dell'ostacolo, che però è uguale per tutti, tutti lo allenano in modo molto simile, quindi sono tutti in grado di poterlo superare, però diciamo l'iniziativa è mettersi lì di fronte all'ostacolo e dire non oggi, non domani, ma un giorno magari lo sorpasso nel modo più veloce possibile. E quindi è nato in questo modo, però diciamo il fatto che mia mamma sia riuscita appunto a trasmettermi questa passione è dovuto, secondo me, anche appunto già a Leo Bellan, che l'ha trasmessa a mia mamma, che era... Famosi figli di Leo! Famosi figli di Leo! E quindi è tutto un... E anche il mio allenatore era stato allenato da Bellan, sì, e quindi certo. Proprio un riuscire a continuare a trasmettere, e io spero vivamente di far iniziare qualcun altro... Ah, ci riuscirai, ma perché sei anche un esempio, sì. Anche le parole che ci stai regalando sono importanti, e il fatto poi che appunto tu sia stato scelto come testimonial, quale persona, quale figura migliore per portare non solo il buon nome della città di Rivarolo, ma anche quelli che sono i valori dello sport che pratichi sì. In mezzo a altri giovani o altre persone che comunque possono eventualmente avvicinarsi a questo mondo. Allora torno da te, perché voi state vivendo un momento molto particolare, il vostro cuore pulsante, che è il centro polisportivo, in queste settimane, in questi mesi, è al centro di una serie di lavori, di opere che lo permetteranno alla struttura di essere più moderna e quindi di accogliervi maggiormente. Quindi in questo periodo diciamo che dovete affrontare un po' di difficoltà. Ecco, hai voglia di raccontarci come le state affrontando e quali sono naturalmente le speranze, almeno per quanto riguarda il ritorno a Rivarolo futuro? Certo che per chi fa atletica, quindi la multidiscipline, quindi certo. Non è la corsa stessa. La pista è molto importante, perché viene proprio a mancare... Vengono a mancare molti aspetti che poi sono indispensabili, certo. Però noi siamo contenti di questa cosa, nel senso che giustamente sapevamo che doveva esserci questo periodo difficile, ci siamo preparati per tempo, comunque abbiamo le palestre del Liceo Moro, quelle dell'ITIS, che per i piccolini in teoria avevamo già prima del pre-Covid, certo. Avevamo già le palestre per i piccoli e per i periodi diciamo proprio freddi. Certo. Poi col Covid abbiamo imparato che si può stare anche al freddo e quindi non l'avamo più presa. Adesso quest'anno ci siamo reinseriti nelle palestre e siamo riusciti a trovare il campo da calciotto di Oglianico su Erba. Okay. Lì c'è anche un percorso comunque che si può fare a piedi, quindi di corsa. E poi facciamo dei bus, almeno una volta al mese, per tutti. Certo. E poi gli allenatori dei più grandi li portano invece quelli più grandi nelle varie piste di Chivasso, certo. E di Ivrea, ci danno comunque una mano per poter superare questo momento che non è positivo, facile. Nel senso, da una parte, perché no, effettivamente certo. Avere poi una struttura che è moderna e che vi permetterà di lavorare meglio è sicuramente bisognava arrivare comunque ad avere questo periodo che per certo. Noi sicuramente non è facile, però in un modo o nell'altro si cerca di superare, tutti un po' di pazienza. Noi abbiamo avvisato prima sia i genitori che i nostri genitori, quelli che ci conoscono, sia quelli nuovi, che in quest'anno non avremo avuto a disposizione la pista fino in penso in primavera, certo. Anche perché non si può colare la pista, non si può col freddo, però diciamo che bene o male cerchiamo di fare quello che si può fare. Ed è giusto, no, state facendo un grande lavoro, complimenti anche per questo, perché
tante volte si può anche dire, vabbè, chi se ne frega, lasciamo da parte, invece, invece l'attenzione, quello che si diceva prima, a quello, il discorso di famiglia, certo, nel vero senso della parola, perché non solo per i ragazzi, ma anche per i genitori è importante. Io, questa cosa per me è molto importante, nel senso che le cose che dobbiamo insegnare, secondo me, oltre vabbè alla sana competitività che hanno già i ragazzi, bisogna cercare di essere comunque uniti anche nelle difficoltà, nelle gioie anzi, e nelle difficoltà. È quello il momento opportuno, assolutamente. Stefano, torniamo alla tua figura, abbiamo accennato prima, tu sei testimone della città di Varolo, quindi hai comunque testimone sportivo, quindi un ruolo importante, ne senti il peso e soprattutto come ti comporterai, tra virgolette, che cosa farai per portare il buon nome di Rivarolo in giro, in questo caso in giro anche per il mondo, perché tu, facendo parte della nazionale italiana, fai gare a livello internazionale, tu avevi partecipato ai mondiali, ai campionati europei, Under 20, esatto, Under 20 sì, a Gerusalemme, quindi bella esperienza, e noi ti auguriamo sicuramente di arrivare ai massimi livelli. Come affronterai questo ruolo, non solo scendendo naturalmente sul campo, in pista, ma anche al di fuori di quelli che sono i piatti sportivi? Beh, sicuramente, allora, innanzitutto ringrazio la città di Varolo per il riconoscimento, che fa sempre piacere, e sono veramente orgoglioso. Ma diciamo che più che sentirne il peso, ne sento un po' anche innanzitutto un onore, oltre che un peso. E per quanto riguarda il peso, è una questione di trasmettere dei valori più che trasmettere l'atletica. Io non mi prendo nessuna libertà di dire che l'atletica sia lo sport migliore, lo sport in cui vi siano i valori più importanti. Secondo me è importante invece trasmettere il concetto di passione, ovvero il fatto che attraverso le passioni noi siamo quel che siamo e troviamo anche un posto nel mondo sicuramente. E quindi proprio l'idea che sia la passione che che arde un po' il motore. E quindi è importante trasmettere non una passione, ma trasmettere l'idea della passione, ovvero l'idea che tutti, secondo me, devono inseguire una propria passione e cercarla. Certo. Perché ci sono tantissime vie, tantissimi sport, la musica, la scuola, tantissimi input che ci possono portare appunto a creare nuove passioni. Io ho trovato la mia e come sportivo auguro a tutti di trovarla all'interno dello sport, e se la trovano in atletica sono ancora più contento, perché abbiamo modo di condividere la stessa passione. Però secondo me è importante trovare proprio una ragione di vita, un qualcosa al di fuori. Che, come dici tu, non deve essere per forza un qualcosa legato al mondo dell'agonismo dello sport, no, ma qualcosa che ci riempie la vita. È un qualcosa all'interno, non deve avere nessuna visione pragmatica o utilitaristica, ma deve essere un qualcosa che rende felici noi e ci estranea dal mondo concreto. Quasi. Deve essere un qualcosa di astratto che, anche se comprendiamo solo noi, deve essere veramente unico. E per come lo viviamo noi, ognuno lo vive in modo diverso, io lo vivo nel mio modo, vivo l'atletica a modo mio e sono felicissimo di viverla unicamente. E quindi in questo modo qui spero di trasmettere la mia passione, spero di poter portare più ragazzini, anche attraverso anche molti organizzazioni dell'atletica di Varolo e anche attraverso la scuola all'Aldo Moro che ho frequentato fino all'anno scorso. C'è questo progetto sia atleta studente di alto livello che ti permette di proseguire entrambi i percorsi parallelamente, sia l'alternanza scuola-lavoro che io ho svolto con l'atletica di Varolo, e trasmettendo sia insegnamenti concreti di atletica sia, spero il più possibile, anche passione per l'atletica. Stefano, ti fa veramente onore le parole e il concetto che hai appena espresso, perché la dimostrazione che tante volte si punta dito contro le nuove generazioni, dicendo che alla fine hanno poco la testa sulle spalle, Stefano tutt'altro, e credo che, permettimi, con quello che hai espresso, credo che la città di Rivarolo, l'amministrazione comunale, chi ha dato il tuo nominativo e ha scelto il tuo nominativo come testimonial della città di Varolo abbia azzeccato appieno in tutto, perché queste parole dimostrano che sei giovane,
hai la testa sulle spalle e hai delle idee chiare, che oggi, ripeto, tante volte si imputa che voi ragazzi della tua età o comunque vicino alla tua età non abbiate. Dimostrazione che è tutt'altro. No, no, certo, no, no, ma lo, io cioè, lo sappiamo, ma certo. Ti dico, lui, vabbè, è no, la nostra punta, ma comunque ci sono tanti ragazzi da noi, ragazze che già partendo dagli allenatori. Certo. Allora, come dice lui, non è che l'atletica è lo sport, lo sport che deve, certo, assolutamente, assolutamente no. Anche perché, cioè, nel senso, è difficile, nel senso che non tutti sono portati, anche. Non tutti sono portati, e poi qua non ci sono neanche proprio le strutture, certo. Cioè, noi abbiamo dovuto muoverci molto per portare lui a poter fare il decatleta, perché lui, papà, la mamma, l'allenatore, sì, sì. Se lo ricordiamo anche, sì, Duretto, sì, sì. Daniele, Duretto, che Duretto, si è veramente dato tanto da fare, cioè, perché qua non c'è la regione, la provincia di Torino non ha delle strutture adatte, sia indoor che outdoor. In tutto Piemonte, indoor hanno fatto quest'anno la prima struttura un po' più innovativa, un po' più utile anche per svolgere le competizioni, se no bisognava andare ad Aosta. Ad Aosta, ricordo che la maggior parte dei campionati regionali, sì, sì. Erano i regionali piemontesi, si andava ad Aosta sempre. Sì, sì. O comunque fuori regione, o comunque, sì, sì, lontani, quindi... Certo. Però devo dire che abbiamo un bel supporto, ecco, mi è facile fare la presidentessa in questo contesto, perché sono supportata da dei bravi collaboratori, perché non è facile neanche più gestire una, certo, società, anche se è senza scopo di lucro, c'è, cioè, una SD, però è diventato, ci sono molte regole, molte, certo, molte cose da fare. La burocrazia. La burocrazia è diventata abbastanza impegnativa, però devo dire che sono supportata dai miei collaboratori, da dei bravissimi allenatori e da dei bravissimi atleti, insomma, che è fondamentale. È fondamentale. Se mi permette, quelle sono le basi per la crescita, naturalmente, non solo dello sport in generale, ma anche appunto della vostra realtà. Se l'atletica arriva a Rolo, può guardare, diciamo così, al futuro con entusiasmo, l'entusiasmo, certo, che state esprimendo anche da queste parole, ma anche dalla volontà di continuare a far crescere questi giovani, perché diciamo che l'ambiente e la base è solida, se non fosse una base solida, certo, ci si perderebbe, e se mi permetti, Lorena, non sarebbe 10 anni che tu sei guida, certo, di una realtà che comunque da tanti anni che esiste, e questo è importante. Siamo arrivati quasi alla fine, e volevo ancora chiederti, naturalmente, sai, da buon giornalista o da cattivo giornalista vedi tu, però naturale, si parla sempre di gare, agonismo, obiettivi, dove si vuole arrivare, che cosa vogliamo fare e tutto il resto. Ogni atleta, naturalmente, io ti chiedo, Stefano, se ci racconti quelli che sono, non tanto gli obiettivi, o quali sono gli appuntamenti che naturalmente ti aspettano nel 2024, ma poi ti chiedo anche qual è, da sportivo, ma anche da... sei giovane, ma da uomo, che tra l'altro stai facendo anche un percorso di studi, che ne parlavamo prima, alla telecamera spente, medicina, quindi cosa non da poco. Quali sono gli aspetti che, su cui lavorerai nei prossimi mesi, ma anche nei prossimi anni? Allora, innanzitutto sono fresco di titolo regionale, ho tenuto 2 giorni fa a Fossano. Perfetto. Di cui sono molto, diciamo, orgoglioso di questa prestazione, perché al di là del risultato, che non è stato un record personale, però appunto ho appena svolto un cambio particolare proprio come stile di vita, perché adesso mi sono quasi trasferito a Torino momentaneamente per ragioni di studio, e ho anche appunto cambiato proprio a livello di organizzazione temporale l'attività studente-atleta, no? Certo. E motivo per cui qui all'Aldomoro era molto più semplice, perché poi finite le lezioni, diciamo, vivevo a scuola e andavo direttamente al campo, e quindi ora è un po' più complicato, no? Certo. E quindi ho dovuto anche, diciamo, ridurre leggermente gli allenamenti, soprattutto in questo primo periodo di approccio all'università di medicina, certo, e motivo per cui non mi aspettavo questo risultato. Ora però, sperando che, diciamo, l'onda dell'entusiasmo prosegua, avrò i campionati italiani tra 2 settimane, e andrò ad Ancona, ok,
La specialità probabilmente sarà il salto in lungo, non abbiamo ancora concordata con il mio allenatore, ma probabilmente sarà il salto in lungo. E poi ci saranno sempre i campionati italiani al chiuso a marzo di prove multiple, che è diciamo la mia specialità. La tua specialità. Pure, esatto, di cui ho anche il record italiano under 18. Uh-huh. E poi a livello, diciamo, nella sessione estiva tutto dipenderà anche da, diciamo, dalle prestazioni che susseguiranno, certo. Quindi strada facendo. Io porto sempre avanti la passione e anche i buoni risultati nelle prove multiple, però il salto in lungo non è neanche da escludere, perché l'anno scorso ho fatto una bellissima prestazione, che poi in realtà si è conclusa con un piccolo infortunio, quindi non mi ha permesso di proprio concludere la stagione come avrei voluto, come avresti voluto. Però sicuramente sono soddisfattissimo della scorsa stagione e di come è iniziato questo 2024, sperando che sia un buon augurio per tutto l'anno, diciamo. Sogno nel cassetto non a breve termine, ma a lungo termine. Ma dato che ho lottato molto per qualificarmi per i mondiali in Colombia e non ci sono riuscito 2 anni fa, sono riuscito a ottenere il minimo l'anno successivo, in cui però c'erano gli europei, i campionati europei che ho svolto. L'obiettivo è, diciamo, riprendermi la qualificazione per i campionati del mondo nell'anno in cui ci sono i campionati del mondo, quindi visitare una città in più, diciamo. Dai, bello, bello stimolo. Mi piace anche questa cosa, che non è dire per andare a cercare di puntare a fare, ma per vivere un'esperienza umana e non solo sportiva. Sì, sì, sì. Lorena, mi permette di dirti, c'è da essere orgogliosi. Sì. C'è da essere orgogliosi, perché significa che, e qua chiudiamo, che effettivamente il lavoro che state facendo e che state portando avanti è quello giusto. Sì, sono orgogliosa di lui e di tutti, perché ricordiamo che effettivamente dietro c'è una società sana che sta facendo tanto per i giovani del territorio. Certo. Lorena, Stefano, io vi ringrazio, siete stati degli ospiti eccezionali, perché ci avete portato, come ha sottolineato più volte lui, una passione, che non è la questione di dover per forza portare risultati, che quelli è naturale, che chi fa l'atleta o chi si vive nel mondo dell'agonismo fa piacere, perché se vinci le medaglie, se fai un record, se ti migliori è uno stimolo in più. Però soprattutto avete raccontato che fare atletica, fare sport, che fa crescere sotto il punto di vista naturalmente del fisico, ma anche umano, e crea dei rapporti sociali che sono fondamentali. Certo. Grazie ancora. Grazie a te. Ci sentiamo più avanti, perché sono sicuro che qualche altro bel regalo ce lo faremo. Speriamo, dai. Grazie, alla prossima. Grazie mille, grazie.